vediamo un po' qui al Fist finalmente che cosa succede. Abbiamo scoperto il tradimento di Martin B. Cosa veramente brutta per... Ehi, novità! Cosa sai della Sable International? Vediamo. È un'agenzia di sicurezza internazionale. Viene ingaggiata dai governi per arginare le rivolte o per scatenarle. L'ultima cosa che serve alla città è un branco di mercenari guerrafondai. Accidenti, i social stanno esplodendo. Hanno allestito posti di blocco in tutta la città e fermano e perquisiscono chiunque. È una follia. No, è paura. Norman Osborn si sente minacciato. Beh, penso che chiunque si sentirebbe minacciato. Andiamo a vedere qua. Peter. Se ora dirigi il Fist al posto del signor Lee, chi svolge il tuo vecchio lavoro? Ah, io? Ma accetto volentieri una mano. Conosci qualcuno? In effetti sì. Si chiama Miles Morales. Perché mi suona familiare? Suo padre è stato insignito al municipio. Ah. Gli ho parlato al funerale. È davvero uno in gamba, solo che è in un brutto periodo. Conoscevo anch'io un ragazzo così. Ricordo che cercavo il modo di tenermi impegnato. Può aiutare anche lui. È il numero di sua madre. Grazie. La chiamerò. Per caso, hai sentito il signor Lee? No, perché? Curiosità. Ho qualche minuto libero prima del lavoro. Potrei dare un'occhiata in giro per vedere se posso fare qualcosa. Oh, non è necessario. No, ma ci tengo. Meglio controllare l'ufficio di lì. Possibile che zia May non capisca quello che sta succedendo? Ti aiuto con le verdure. Ho imparato anni fa che sei più utile fuori dalla cucina che dentro. Come tutti gli uomini, d'altronde. Andiamo a vedere direttamente nell'ufficio di Morgan lì. Martin Pete, lì. Stai bene, meno male. Tengo duro. May mi ha detto dell'attentato. Ho pregato per te. Grazie, lo apprezzo. Anche io ho pregato per me. L'ufficio è chiuso. Come faccio ad entrare senza farmi sentire? Nessuno ha visto niente, giustamente. E quella stanza mai vista? Stanzetta nascosta? Wow, ma che... ad alto voltaggio. A cosa serve tanta corrente? Sì, lo capisco, ma il numero del conto è nell'ufficio del signor Lee e al momento non posso entrare. Richiamo io appena riesco a ottenere l'informazione. Non so quando di preciso. Cosa farebbe Ben? Ci sono dei problemi. Ai 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 ai. Oh, vediamo il signor lì che cosa ci nasconde. La stanza che ho visto dal condotto deve trovarsi esattamente dietro all'altare. Nell'immagine sull'altare manca la foto. Lo yin e lo yang, ok. Cara May, questo è un messaggio per zia May. Spiacevole storia al mio riguardo. Diranno che sono un terrorista e un assassino. Avranno ragione. Ma la storia che abbiamo scritto insieme... Lì teneva molto a zia May. La storia della Fist... Non le farebbe mai del male. Non è meno vera. Sappi che ho sempre creduto nel nostro lavoro. Per quanto mi concerne, non era una qualche sorta di copertura, tantomeno una sordida messa in scena per le telecamere. Era una sincera e genuina espressione del mio animo. È quello di cui sono convinto. Chi aiuta qualcuno, aiuta il mondo intero. Ti prego, non lasciare che i miei errori rendano meno salde le tue convinzioni. Sei una donna forte, May. Al punto da poter scrivere un nuovo capitolo della Fist. Questa volta libero dalle mie colpe.
Grazie per il tuo inestimabile contributo, Martin. Chissà che non sia stato costretto anche lui a fare quello che sta facendo. Un diario. Il diario di Lee. Con una chiave. Una chiave? Ma cosa apre? Leggiamo. Ottobre 2018. Hanno arrestato Wilson Fisk. Quasi non ci credo. Il giorno che attendevo con ansia, che sognavo da sempre, è finalmente arrivato. Lee sembra combattuto. Eppure qualcosa mi spinge a esitare. Ma parte di lui non voleva prendere questa strada. È effettivamente questo il mio destino. Devo solo impartire l'ordine e tutto cambierà di colpo. I miei uomini requisiranno le armi di Fisk, i suoi esplosivi, i suoi segreti, e useremo quel potere per mostrare a Norman cos'è il vero dolore. Capirà cosa significa perdere tutto e sentirsi responsabile. Ma l'impresa richiede enormi sacrifici. Dovrò rinunciare a quello che ho costruito qui alla Fist, e quanto ho fatto di buono rischia di essere cancellato se il piano giungesse a compimento. La mia occasione è finalmente alla portata, eppure esito. Devo tornare sui miei passi. Una parte di me mi implora di rinunciare, ma il demone ha fame e non ho la forza di placarlo. Chissà che veramente lui non sia una pedina, una grande pedina in una grande scacchiera. È la storia di fantasmi che il padre di Martin gli leggeva da bambino, su un demone che poteva essere placato con l'equilibrio. Ricorda, disse il vecchio, solo l'equilibrio può controllare la forza del demone. Quando non c'è equilibrio, il mostro assale chiunque tenti di controllarlo. Però sono curioso di sapere chi sia questo demone. Allora. Dato un'azione, apri, ok, c'era la chiave. Si direbbe un enigma. Allora, questo non so cosa muove precisamente. Sembra giusto. Per il nero, per il bianco. Ops, sbaglio tasto. Ah, ho capito. No, io non ho capito. Sì. Oh, ora ho capito. Sono arrivato più per tentativi che per altro. Oh, 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 oh. Cosa nascondi, Martin? Tanta roba da vedere, eh? Cioè, e nessuno da qui sotto si è mai reso conto che qui sopra ci fosse un nascondiglio segreto. Lì ha un'ossessione per le maschere. Che sia un meccanismo di difesa psicologico. Forse doveva fingersi un altro per liberare le sue emozioni più oscure. Si è finto un demone fin quando non lo è diventato. Lì può estendere i suoi poteri agli altri. Come fa Martin a caricarle di potere? Induzione bioelettrica, sfasamento compresso. Quest'arma fa veramente paura anche solo a vederla. Wow. Oh, c'è un registratore. Lo guardiamo dopo però, eh. Ma questa è la cartella che MJ ha trovato alla casa d'aste. Questa potrebbe aiutarci a prevedere i piani di Lee. Prendiamola. Inquietante. È trasformata in negativo. Qui c'è un negativo di quella cosa. Divento ogni giorno più forte. La rabbia mi sostiene.
Mio padre direbbe che ho smarrito l'equilibrio, ma lui non ha mai capito. Il solo modo per sconfiggere un mostro è diventarlo. Wow, veramente carico di rabbia e di odio. La stanza prende fuoco per distruggere le prove. Sì. Poi. Dove sarà? Ce n'è una. Ah, tutte e tre le volte là devo mirare, ok. Poi mi ha aperto un'altra cosa, che è quella. No. Se l'avesse scoperto la polizia, o zia May, non voglio sapere cosa sarebbe accaduto. Questa è un'altra stanzetta. Ok, e ora come esco da qui? Sempre di Martin Lee? Il miglior modo per nascondere le cose è metterle sotto gli occhi di tutti. Peter! Signor Lee? Non sapevo fosse in città. Trovato ciò che cercavi? Martin, sei tornato? Dallo a me. Grazie. Sì, ma ripartirò a breve. Devo solo recuperare delle cose dall'ufficio. Avrai saputo del municipio? Sì, una tragedia. Peter era presente, ha avuto fortuna. Da Osborne, eh? Non pensavo lo sostenessi. Beh, ciò che conta è che siate salvi. È vero. Ma i criminali sono ancora liberi. E non sappiamo cosa progettano. Non penso che tu o May abbiate nulla da temere. A patto di stare alla larga dai luoghi pericolosi. Beh, devo andare. Quando tornerai? A lavoro ultimato. Wow. Aspetta, no! Ma che... Chi ha visto il primo film di Spider-Man ci avrà trovato una somiglianza. Finalmente ho le prove. Corri al Fist Center di Chinatown. E cosa dovrei trovare? Una simpatica signora di nome May Parker e strani reperti nascosti nell'ufficio di lì. Ma non è tutto. Ha in programma un altro attacco. Dove? Quando? Ancora non lo so, ma credo voglia usare il cosiddetto respiro del diavolo. Sembra pericoloso. Che cos'è? Una sostanza creata dalla Oscorp. Probabilmente un'arma biologica. Ho una cartella piena di informazioni. È qui con me. Ti invio una copia appena possibile. Ok, controlliamo il suo ufficio. Se le prove sono solide, diramo un mandato di cattura. Quando... MJ, ehi, non riesco a parlare. Sentirti. Peter, ascolta, posso richiamarti? No, questa devi sentirla. Ma aspetta, perché stai bisbigliando? Ora sono impegnata. Che ne dici di parlarne a cena? Facciamo da me? Ah, ok. Cucino io se vuoi. Fantastico. A dopo. Aspetta. Ricordi che mi parlavi del famoso tocco malefico di lì? Credo di averlo appena visto in azione.
Cosa? Un gruppo di amichevoli senza tetto mi ha attaccato senza motivo. Il problema è che avevano tutti gli occhi scintillanti. Yuri mi ha detto qualcosa di simile sulla guardia che ha liberato Shocker. Quindi Shocker lavorava per lì? È tutto collegato. E c'è dell'altro. Ma ne parliamo a cena, ok? Certo, a dopo. Cena. Cosa preparo? Dicevo, chi ha visto il primo film di Spider-Man, quello con Green Goblin, c'è Oscorp che ha... Oh, salve Doc, come va? Parker, ho buone notizie, vieni in laboratorio. Intende ora? Ci siamo finalmente, vieni, ho qualcosa da mostrarti. Forte, ma avrei programmi per cena, posso passare più tardi? La cena può attendere, resterai a bocca aperta. Ok, arrivo. Ok, continuo. Mi chiedo se significhi che ho di nuovo un lavoro. Che non ci siano nuove interruzioni. Magari potrei farci un salto. Che Oscorp Osborn comincia ad avere dei in Spider-Man 2 che comincia ad avere dei presentimenti. Vabbè, insomma, in uno dei film di Spider-Man che Osborn comincia ad avere dei presentimenti su amici, oggi abbiamo speciale con Peter Parker, precisamente su Spider-Man. Più o meno è la stessa battuta che ha fatto Martin Lee su... No, grazie a te, Jonah. Adesso. Quando dirigevi il Bugle mi hai sempre trattato con imparzialità. Eri severo ma giusto. Ma è il mio lavoro, signore. Posso contare solo sulla mia integrità e non ho intenzione di comprometterla per nessuno. Ma qual è la notizia che vuole rivelare per la prima volta in assoluto nel mio programma? Beh, dopo il brutale attacco al municipio che mi è quasi costato la vita, è chiaro che servono nuove risorse per il nostro dipartimento di polizia. Ma voglio assicurare ai cittadini di New York che sto già provvedendo. Ah, lo sapevo! Quindi avete ascoltato i miei consigli? Volete chiamare agenti da Lake Placid come ho suggerito? Oh, quello no, anche se era un'ottima idea. No, ho proposto un contratto a un'agenzia di sicurezza, come accade per l'esercito quando assiste le truppe oltreoceano. Non posso ancora scendere nei dettagli, ma le qualifiche della compagnia sono impeccabili. Sembra magnifico, signor sindaco, anche se prima di esprimere un giudizio severo ma giusto, come mio solito, attenderò di vedere i fatti. È chiaro, ma voglio sottolineare che il progetto non prevede di sostituire i nostri valorosi agenti. L'intenzione è quella di supportarli, snellire la burocrazia per ottenere maggiori risultati. Ed è proprio questo che vogliamo, risultati! Ma approfitto della sua presenza per una domanda. Anche secondo lei Spider-Man è in combutta con i demoni? È una teoria affascinante, certo, ma i miei dottori mi consigliano di riposare. Quindi, se non ti spiace... Sì, naturalmente, grazie della disponibilità, signor sindaco. E chiami quando vuole. Jared, hai sentito? Severo ma giusto è il nostro nuovo slogan. Non mi interessa se lo usa già qualcun altro. È partito proprio di capoccia. Un piccione di Howard. No, no, non ci provare. Oh. È bello usare i poteri per una giusta causa. Vediamo il piccione. Preso! Ops. Ok. Ehi, Howard. Forse ho trovato un cugino di Pidgey. È chiazzato di grigio e mi ha appena lasciato un ricordino. Clarence è una simpatica canaglia. Dagli un colpetto sulla testa e puntalo verso il Fist. Troverà da solo la strada. D'accordo. Farò lo stesso anche per gli altri. Dopo questo simpatico siparietto, possiamo continuare a vedere che cosa sta succedendo precisamente dal dottor Octavius. Ehi,
Ehi, dottore. Ciao, Peter. Un attimo e sono da te. Dov'è il dottore? Wow. Guarda qui che roba. Dove li ha presi tutti questi fondi? Cosa? Ma che diamine... Completamente diverso rispetto a prima. Octavius Industries. E cambierà anche la scritta. Octavius Industries Groundbreaking Technology Created in the World You Deserve. Wow, si è anche creato il suo logo personale. Dove li ha trovati i fondi? Dove ha preso questa attrezzatura? Ho solo chiesto qualche favore e qualche prestito. Mi sento come se stessimo ricominciando dal principio, ma stavolta andrà diversamente. L'uomo vitruviano. Si è dato da fare. Ed è solo l'inizio. Fino ad ora guardavamo alle protesi dalla prospettiva sbagliata. Perché limitarsi a restituire alle persone le funzionalità perdute quando addirittura potremmo migliorarle? Ok, così dovrebbe andare. L'arto è migliorato rispetto all'ultima volta che l'abbiamo visto. È molto più cibernetico. Pronto? Tutto bene. Accidenti! È tutta colpa tua, Norman, dannato figlio di... Non sta andando come una persona spera. Immagino che non avrà il suo voto. Scusi, faccio pessime battute nei momenti meno opportuni. Non era male, Parker. Sono io che ho esagerato, in verità. No, tranquillo. Si fermi. Qui sistemo io e preparo tutto per un altro test. Ascolti, scusi la domanda, ma tra lei e Norman non corre buon sangue? Eravamo colleghi al college, siamo diventati amici. Abbiamo fondato un'azienda. Volevamo entrambi cambiare il mondo, ma in modi diversi. Ma si riferisce alla Oscorp? Viene anche da me il nome Oscorp. All'epoca ci chiamavano i due O, gli Os. E aggiungi il Corp e beh, il gioco è fatto. E che accadde? L'ossessione di Norman era la genetica. Ha avviato un progetto che io non ritenevo etico. Beh, è finita in tribunale. Ho chiesto una liquidazione, ma i soldi non sono durati. Da allora vivo di finanziamenti. Se questa idea non funziona... Ma no, vedrà. Provo a sistemarlo io. Preparo il caffè. Tocco di classe di Peter. Vediamo. Povero Effetto Octavius. Una verifica sull'unità di controllo. Potrebbe essere in corto. C'è troppo voltaggio. C'è veramente troppo voltaggio. Allora, vediamo. No. Allora, quelli sono i passaggi obbligatori. Allora, vediamo di farti fare un giretto così. Un 5 Un 3. Non fa niente.
ne leviamo 3, ne mettiamo 1 ed ecco fatto. Oh, a te l'onore questa volta. Chissà perché si tiene il braccio. Sta succedendo qualcosa al suo corpo. Ci siamo. E ora l'interfaccia neurale. È molto lavoro da fare da solo. Ce la farà? Credo di no, visto com'è andata oggi. Io sono ancora disoccupato. Ma i fondi sono... Lo so, non importa, troverò un modo. Non contano i soldi quando cambi il mondo. Ma un mondo migliore. Chiamata persa da MJ. Dottore, devo andare. A dopo. Non preoccuparti, Peter, il lavoro può attendere. Questo cos'è? Chissà se posso stampare in 3D un lanciaragnatele. Perché non ho... Di che si tratta, Doc? Una specie di blindatura? Prototipi difensivi. Molto affascinanti. La AIM ha chiesto campioni del mio lavoro. E chi sono io per privarli del mio genio? Scherzo, naturalmente. Altre cose da vedere. Doc sta sperimentando un innovativo sistema di iniezione ipodermica che serve a contrastare il rigetto degli impianti. Lago fa paura. Aspetti, c'entra il raft. Collabora con la prigione di massima sicurezza. Esatto, intendono modernizzare la loro rete di sicurezza e ho pensato di partecipare al bando. Il contratto è generoso e la sfida è affascinante. Ecco dove ho preso tutti i soldi. Ok, va bene, questi va benissimo. Parker, finora ci siamo concentrati sulle protesi artificiali e le abbiamo connesse ai nervi recisi per riprodurre le funzioni degli arti perduti. Ma se invece creassimo qualcosa di mai visto? Qualcosa che scaturisca dalla mente. Affranchiamoci dai corpi con cui siamo nati e sprigioniamo il formidabile potere delle nostre menti. No, no, no! Perché continuo a ripetere lo stesso errore ancora e ancora? Non posso fidarmi di Norman Osborn. Se ha modo di sfruttare i problemi altrui, Norman ne approfitta sempre e comunque. È esasperante. Ma un giorno ribalterò la situazione e Norman capirà cosa si prova a essere deboli e impotenti. Doc non mi ha detto tutto sui suoi trascorsi con Norman. No, la radio proprio no. Grazie. Lei è molto gentile, ma no grazie. Questo l'avevo visto. Per fortuna Doc mi ha lasciato tenere qui la mia roba dopo lo sfratto. Ah, Peter, ho visto che annoti i nemici di Spider-Man. Buona idea. In questo modo è più semplice ideare contromisure. Beh. Qualcos'altro da vedere? Questo? L'ultimo? Ok, questi l'avevo già fatti, già visti. Usciamo. MJ è abbastanza incavolata con Peter. Credo. Ehi, scusa, ho perso la chiamata. Ci sei per cena? A cena?
Sì, certo. Ti avevo chiamato per un altro motivo, ma d'accordo, ne parleremo a tavola. L'offerta di cucinare per te vale ancora? Ah, sul serio? Beh, il rischio è il mio mestiere. Sono ancora fuori, ma passo al supermercato e ti avviso appena rientro. Perfetto, a dopo. Cena a casa di MJ. Aspettative al minimo. Questa volta non posso fallire. Mi renderò utile mentre attendo la sua chiamata. Una delle cose utili potrebbe essere semplicemente potenziare le abilità di Spider. 10:43.